Mi presento un attimo, mi chiamo Righini Stefania, sono psicologa e psicoterapeuta, faccio parte del gruppo clinico, faccio la psicoterapeuta anche al centro clinico della scuola cognitiva Firenze, qui a Firenze, e di altri centri clinici sempre collegati a studi cognitivi, sia di Firenze che Prato, e faccio parte del corpo didattico della Scuola Cognitiva di Firenze. In particolare ho un'insana passione per i disturbi dell'umore, motivo per il quale poi ho approfondito anche il discorso della prevenzione e della valutazione della prevenzione del rischio suicidario. E quindi niente, tutto qui. Dicevo prima a tutti che sono da sola nella stanza anche per il discorso normativo eccetera, per cui è un pochino più difficile per me rispondere. Pratichiamo la teoria, noi a Firenze l'abbiamo sempre fatto, è una roba storica, l'anno scorso ovviamente era fatto in presenza e quindi ad un gruppo di una trentina di giovani colleghi di solito eccetera, ed era molto interattivo, si chiama Pratichiamo proprio perché era pensato per un discorso applicativo di valutazione clinica eccetera. Qualcosina mi sono inventata, vediamo cosa riesco a fare per portare dei casi clinici che posso portare, diciamo, anche con questa modalità, però scrivetemi pure in chat, mi dispiace che non possa essere interattiva, ma questa modalità webinar che consente di collegarsi a più persone, siamo già più di 110, è necessariamente, mi dicono i tecnici, che debba essere webinar e quindi mi dispiace non possa essere interattiva. Scrivete pure in chat per qualsiasi cosa, io cercherò, abbattetemi anche un po', perché quando inizia, però cercherò di rispondere il più possibile alle vostre domande o se volete fare, insomma, portare delle testimonianze o qualsiasi cosa vogliate dire. E detto questo, forse potrei condividere le slide e possiamo iniziare. Se riesco a condividere le slide, non è... Sì, ce la posso fare. Ok. Vedete le slide, vero? In questo momento? Chat, sì, perfetto. Ok. Iniziamo. Dunque, abbiamo pensato con il nostro direttore della scuola, Filippo Turchi, che con me condivide l'insana passione per i disturbi dell'umore, che ringrazio sempre per il privilegio di essere qui, trattare, così come avevamo fatto anche l'anno scorso, l'argomento della valutazione, della necessità della formazione per arrivare alla valutazione del rischio suicidario per dei motivi specifici che adesso andiamo a vedere insieme. È un argomento che mi rendo conto essere molto complesso, ora stiamo insieme un'oretta e mezzo e quindi non ho nessuna velleità rispetto al trasmettere grandi cose, però diciamo che il goal di questo, per cui abbiamo pensato questo incontro, è un po' stimolare la curiosità e anche la consapevolezza della necessità di una formazione specifica per la valutazione del rischio, che è un processo, diciamo, clinico piuttosto complesso. Questo si rende necessario perché il fenomeno è molto importante, purtroppo. Ogni anno almeno 1 milione di persone muore per suicidio, 16 suicidi ogni 100.000 persone, un decesso ogni 40 secondi, io parlo già da 6 minuti, e forse 5, però comunque già mentre da quando noi ci vediamo, voi mi vedete ma io purtroppo non vi vedo, un decesso ogni 40 secondi fa impressione, credo, no? Negli ultimi 45 anni i tassi di suicidio nel mondo sono aumentati del 60%, e questo forse ci può stimolare delle riflessioni rispetto all'era moderna, o forse anche dall'altra parte, probabilmente le indagini venivano fatte in modo diverso. Tra le principali cause di morte fra i 15 e i 44 anni è il suicidio,
più del tumore o degli incidenti stradali, 15-44 anni, sicuramente più delle malattie fisiche, perché voglio dire, sotto i 44 è una fascia di età dove tendenzialmente siamo sani, la seconda fra i 15 e i 29 anni causa di morte, esclusi, questi sono fino a qui, sono suicidi portati a termine, quindi proprio morti per suicidio. I tentativi sono fino a 20 volte più frequenti, ok? Tre volte la perdita di vite umane dello tsunami del 2005, l'equivalente dei morti dell'11 settembre ogni giorno. 16 milioni di TS annui, 160 milioni di persone che ogni anno hanno pensieri suicidari senza mettere in atto tentativi di suicidio. Questo lo rivedremo più avanti, però un medico entra in contatto ogni anno con almeno 3 pazienti a grave rischio suicidario. Ovviamente il rischio aumenta, cioè scusate, il numero aumenta con pazienti, se consideriamo l'ideazione suicidaria, e sicuramente aumenta con addetti ai lavori della salute mentale, quindi psichiatri, noi, eccetera, se non siamo medici. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data questi due obiettivi: riduzione del 20% dei suicidi entro il 2025 e entro il 2030 riduzione di un terzo. Okay? Trovate qua, se andate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, trovate proprio una pagina, Project 2025, che è dedicata alla strutturazione, diciamo, del progetto, a come hanno pensato insieme a noi, e quindi ci chiedono di partecipare come addetti alla salute mentale, a come hanno pensato di poter arrivare, diciamo, tutti insieme a questo obiettivo. Faccio un attimo, metto sul piatto un attimo le definizioni, così ci intendiamo rispetto a ciò di cui parliamo, che fra l'altro questo è uno sforzo che sta facendo anche la comunità scientifica, che sta facendo la comunità scientifica internazionale, nel senso che è stato messo a punto, trovate articoli in letteratura che hanno messo a punto proprio una serie di lemmi, di parole che universalmente vogliono dire esattamente quello quando vengono pronunciate, sia a scopo scientifico e quindi negli articoli, sia a scopo clinico, perché è bene che quando, dal momento che questi sono pazienti che sicuramente noi non seguiamo da soli, ma che hanno bisogno del supporto di farmacologia, e che neanche lo psichiatra segue da solo, perché insomma sono pazienti che vanno seguiti spesso, ed è buona norma mandarli anche in psicoterapia, da linee guida internazionali servono tutte e due, ed è bene che quando telefoniamo ad un altro addetto ai lavori ci intendiamo esattamente su cosa, rispetto a ciò a cui facciamo riferimento. Per ideazione suicidaria si intende una cognizione che può variare rispetto al tempo, può essere un pensiero fugace, può essere un pensiero fisso, no? Può essere, e riguarda progetti concreti che riguardano la morte. L'atto parasuicidario, quando quando ci si riferisce a un atto parasuicidario, ci riferiamo ad azioni invece autolesive, risultato di impulsi, paura, angoscia, panico, dolore mentale, vissuti depressivi, però un atto non fatale durante il quale, attraverso il quale la persona si causa deliberatamente delle lesioni o ingerisce per esempio un quantitativo di farmaci incongruo sia rispetto alla prescrizione sia rispetto a ciò che generalmente è indicato nel bugiardino o è generalmente conosciuto, cioè nessuno, voglio dire, è una nozione di senso comune che non si ingeriscono 58 aspirine, ma una, massimo due, no? L'atto suicidario invece è un attentato alla propria vita con un grado variabile di porle fine, della volontà di porle fine. Il suicidio è un atto suicidario che ha avuto l'esito desiderato, cioè porre fine alla propria vita, e quindi ha un esito fatale. Rispetto a questo ci sono delle caratteristiche che noi dobbiamo valutare
sia malauguratissimamente nel post, quando andiamo ad analizzare che cos'è che non è andato, che non ha funzionato, ma soprattutto, ovviamente siamo qui apposta per cercare di prevenire, ma soprattutto quando il paziente ce le riferisce, le intenzionalità, e dobbiamo valutare alcuni aspetti, fra cui il grado di intenzionalità, la letalità del mezzo che lui ha in mente, circostanze e metodo. L'intento suicidario invece riguarda il grado di pianificazione e il desiderio di morire e appunto prima dicevo il discorso della letalità che va valutato è il danno fisico che deriva dall'atto suicidario. Chiaramente adesso per banalizzare così ci intendiamo è veramente una banalizzazione. È veramente banalizzare, cioè se mi voglio far del male con le forbicine della Barbie è un conto, se ho a disposizione un'arma da fuoco è completamente un altro. I metodi maggiormente utilizzati che risultano appunto dalla letteratura internazionale, dalle ricerche sono questi, come vedete discriminano un pochino per genere, nel senso che l'impiccagione e le armi da fuoco sono maggiormente rappresentative dei suicidi e dei tentati suicidi messi in essere dal genere maschile, mentre l'avvelenamento, l'annegamento e la flebotomia sono maggiormente rappresentativi del genere femminile e discriminano un pochino anche rispetto all'età. Avvelenamento e flebotomia sono più rappresentativi di giovani adulti piuttosto che gli anziani. Come abbiamo visto, la scelta quindi è condizionata ovviamente dalla disponibilità del mezzo, ma anche da sesso ed età. Quello che da cui vorrei partire, se siete d'accordo, poi mi dite, è iniziare a sfatare alcuni miti, perché adesso insomma la stiamo superando clinicamente questa cosa, ma anche nel mondo clinico fino a una decina forse di anni fa c'era questo vissuto abbastanza comune per cui è meglio, se il paziente non ci dice niente, è meglio non indagare per non mettergli in testa strane idee o comunque per non metterli in testa l'idea del suicidio. Adesso lo sappiamo, non è assolutamente così. La professoressa Posner, così lo nomino subito, e questa è fatta, la professoressa Posner che è responsabile alla Columbia University, che è responsabile alla Columbia University del progetto di prevenzione del rischio suicidario, una delle responsabili, una delle massime esperte mondiali, la Columbia University è il faro mondiale per la prevenzione del suicidio, sono loro insomma che dettano un po' il passo in tutto il mondo, ci diceva appunto l'anno scorso al congresso internazionale di suicidologia del professor Pompili, faro italiano della suicidologia, che è importantissimo e che dobbiamo far di tutto per sfatare questi miti, soprattutto fra di noi addetti ai lavori, perché non è assolutamente così ed è escluso che noi possiamo indurre, scientificamente escluso che noi possiamo indurre un paziente all'ideazione suicidaria facendo l'accertamento per il rischio suicidario, anzi è il contrario. E insomma, dal mio punto di vista, per quel che vale, non dovrebbe esserci nessun primo colloquio durante il quale noi non abbiamo indagato il ritmo sonno-veglia, se l'appetito è cambiato, anche la vita sessuale, ma sicuramente se il paziente si vuol fare del male. Poi dopo lo vedremo che le domande sono un po' a imbuto, per cui partiamo da l'ideazione, dall'intenzione o il pensiero di volersi far del male e poi se è completamente escluso non occorre approfondire l'accertamento e altrimenti ci sono varie domande di approfondimento che un po' imbuto vanno fino all'intenzione o voglio dire oggettiva, strutturata di voler porre fine alla propria vita. Per cui non dobbiamo aver paura di fare domande esplicite sull'ideazione suicidaria, sull'intenzionalità, sulla voglia di morire. In nessun modo possiamo instillare quest'idea al nostro paziente.
Un'altra cosa che è importante è che non esiste nessun farmaco, a differenza di quanto a volte si è veicolato, ripeto, anche fra gli addetti ai lavori, anche questo lo diceva appunto la professoressa Posner al congresso, non esiste nessun farmaco in grado di causare il suicidio, di istigare al suicidio, di spingere comunque, scusate, o di spingere verso la messa in atto di un gesto del genere. Altro mito da sfatare sono che le persone che commettono suicidio raramente ne parlano o mandano dei segnali in questo senso. Non è così, ma noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere formati, dobbiamo avere le competenze per riuscire poi a individuarli e adeguatamente, come dire, considerarli e valutarli, questi segnali che ci mandano. E anzi, i massimi esperti ci dicono che quasi sempre la persona, anche la professoressa Posner lo sottolineava, quasi sempre i nostri pazienti, la persona ha bisogno di comunicarlo. Non è detto che lo faccia spontaneamente, perché a volte affrontare un argomento di questo genere comunque non è semplicissimo, e lo vediamo con i nostri pazienti, ha un carico emotivo veramente molto importante, per cui a volte non riescono a fare questo tipo di comunicazione, ma quasi sempre c'è la volontà di parlarne, per cui fare le domande giuste è essenziale, quelle che vengono definite le domande giuste. Un altro aspetto è, esatto, dopo una crisi suicidaria, necessariamente, anche perché, come dire, peggiorare è difficile, c'è un miglioramento. Questo non è assolutamente, non ci deve far stare tranquilli, non è assolutamente detto che sia un indice di un miglioramento oggettivo, effettivo, dei vissuti del paziente o dei pensieri negativi del paziente. Anzi, sappiamo che nella finestra temporale immediatamente successiva c'è il maggior rischio. E è un po' un abbattimento del rischio. Nella prima settimana c'è un rischio altissimo, alto ancora nel primo mese, ancora alto nei primi 3 mesi, e poi via via va un po' scemando e quindi diminuisce, tanto più ci allontaniamo temporalmente dalla crisi suicidaria, per cui non ci possiamo far fregare in qualche modo dall'apparente miglioramento che... dopo lo vediamo anche nel caso, un apparente miglioramento che ci può essere dopo la dimissione o dopo una crisi suicidaria che noi siamo riusciti a gestire col paziente. Suicidio inoltre è un atto democratico, anche qui sfatiamo alcuni miti, perché qualcuno sostiene, scusate ho fatto qualcosa, colpa mia, scusate. Qualcuno sostiene che sia una cosa più da ricchi piuttosto che da poveri, eccetera, eccetera. Cioè, come dire, ultimamente si è parlato del fatto che nella società moderna, appunto, i valori si sono persi, eccetera, oppure in altri momenti storici si è sostenuto che la povertà spingesse a, ma in realtà l'epidemiologia ci dice che è un atto assolutamente democratico. E non è detto, anche questo non è vero, il suicidio non è commesso necessariamente da chi ha una malattia mentale. Non è assolutamente detto. Poi è chiaro che ci sono delle psicopatologie particolarmente connesse al rischio suicidario, primo fra tutti, e appunto lo dicevo prima, non è un caso, e poi ho approfondito questo aspetto perché in particolare mi occupo di disturbi dell'umore, quindi primo fra tutti il disturbo bipolare, e la depressione è fortemente associata ovviamente alla crisi suicidaria. Però non è detto che questa avvenga in un soggetto, che una crisi suicidaria debba avvenire necessariamente in un soggetto che soffre di qualche psicopatologia a prescindere. Ultimo dei falsi miti, non dei falsi miti in generale, ma dei falsi miti che ho deciso di portare qui stasera, è questo. Suicida non... come dire, non è un atto tanto volontario, ci dice il professor Schneidman, padre fondatore
universalmente riconosciuto della suicidologia, non tanto che voleva morire, di solito è una scelta fatta nell'impossibilità di tollerare ancora questo dolore mentale che lui chiama psychic, divenuto ormai insopportabile. È proprio secondo il prof un tormento della psiche, quindi non un movimento verso la morte, ma non una procedura comportamentale che mi muove verso la morte, ma una procedura comportamentale che mi allontana da questo dolore mentale insostenibile, da questa angoscia che è diventata insostenibile, ok? E quindi, come dire, ci possiamo fare qualcosa se è così, no? Il concetto è che il rischio suicidario varia, cioè noi quando facciamo la valutazione del rischio è chiaro che è una valutazione fatta in questo momento, guardo di là perché ho le sedie dove siedono i pazienti, in questo momento quando ho il paziente qui davanti e ci assumiamo la responsabilità rispetto a questo momento perché... dopo rispondo a tutti, ci assumiamo la responsabilità della valutazione in questo momento, ovviamente, perché non possiamo sapere che cosa succederà e che cosa succede ai nostri pazienti quando escono dal nostro studio. Voglio dire, magari facciamo una valutazione e secondo noi va tutto bene, poi esce, trova la moglie con un altro, non lo potevamo prevedere e quindi è un processo valutativo che noi facciamo qua nella nostra finestra temporale. Per questo motivo mai è fatto, per questo motivo mai è fatto una volta per tutte, ma deve essere sempre un processo continuo, ok? Il 40% la ricerca ci dice che il 40% comunica la propria intenzione in modo chiaro e più specifico, il 60% in maniera un po' meno palese e il 50% di queste persone non è mai stato in contatto con un professionista della salute mentale, quindi non è mai arrivato nei nostri ambulatori, ma il 90% è arrivato all'attenzione sanitaria. La professoressa Postner sottolineava come di solito nel mese precedente, poi lo vediamo anche alla fine, sono arrivati in pronto soccorso, sono andati dal medico di base, adducendo però, portando delle problematiche, adducendo motivi che non sono inerenti alla salute mentale e senza comunicare questa intenzionalità, ovviamente questa volontà, altrimenti sarebbero stati presi provvedimenti. Per cui dobbiamo in qualche modo cambiare il processo, dice la professoressa, il processo di pre-screening e dobbiamo chiedere un po' a tappeto per poi formare, come dire, procedere ad imbuto poi verso la discriminazione di chi è più o meno a rischio. E quindi è fondamentale conoscere il significato dei vari avvertimenti, segni, segnali, avere competenze e abilità nel gestire eventuali segni, che uno dei quali potrebbe essere stato quello di andare dal medico di base. Per cui anche per i non addetti ai lavori e quindi in particolar modo per noi, avere un linguaggio comune e porre le cosiddette domande giuste è un elemento fondamentale e per questo stanno facendo sia la Columbia University che in Italia il professor Pompili una campagna a largo raggio proprio perché se abbiamo un linguaggio comune, se uniamo le forze per fare, per porre appunto, per fare il giusto screening, abbiamo la possibilità di individuare, che già sarebbe qualcosa più che trattare, individuare e poi inviare anche a chi di competenza, però intanto individuare soggetti a rischio. Uno degli aspetti protettivi è la connessione con gli altri, no?
è importante fra professionisti a livello internazionale, a livello interno, nazionale, ma è importante anche fra gli individui. La connessione, al contrario della solitudine, è un fattore protettivo, tanto che Klonsky nel suo modello teorico, Three Step Theory, lo ha classificato proprio come uno dei tre step che poi possono aumentare tantissimo la valutazione del rischio, l'essere connessi con gli altri e non avere il senso di solitudine proprio intorno. Perché spesso appunto il senso solitudine più letale di cardiopatia, obesità e tante altre patologie di cui rispetto alle quali si parla molto del rischio. Sempre nostro compito è appunto individuare tempestivamente le persone a rischio, monitorare le situazioni a rischio, cercando di prevenire e comunque parlarne. L'importante è parlarne perché poi appunto se attraverso anche un pre-screening noi riusciamo a discriminare chi è più a rischio e chi è meno a rischio, sicuramente qualcosina possiamo fare, voglio dire, no? Aspetta, non mi ricordo se c'era qualcos'altro, no. Volevo fare dal titolo l'identikit un po' un minimo, una differenza, c'è una differenza di identikit fra pazienti, fra chi tenta il suicidio e chi si suicida, no? Che sono due cose molto diverse perché c'è di mezzo la vita. Il tipico autore di un tentato suicidio è chi riferisce intenzionalmente di voler porre fine alla propria vita, però, come dire, non riesce nell'intento, ok? Tipicamente è femmina, giovane, di razza caucasica, tipicamente le donne, ma questo non ci deve tranquillizzare, se abbiamo di fronte una paziente femmina, però tipicamente le donne usano dei mezzi meno letali. Il tentatore di suicidio così definito ha più bassa probabilità di portarlo a termine attraverso la morte, più spesso sono overdose, avvelenamenti, tagli. Di solito manifesta una volontà di morire che è maggiormente ambivalente. Non possiamo permetterci di correre il rischio di classificarli come suicidi dimostrativi, nel senso che dal mio punto di vista i suicidi dimostrativi a noi non ci devono interessare, cioè non devono esistere per noi. Per noi una volontà suicidaria è una volontà suicidaria, punto, e ci deve preoccupare in modo non allarmato, ci deve occupare sempre. Indipendentemente dal fatto che noi lo possiamo valutare più o meno dimostrativo, perché purtroppo di suicidi che potevano essere classificati, che a posteriori possono essere effettivamente visti come tentati di suicidi, che forse si potevano classificare come dimostrativi, poi sono andati a termine. Quindi non ci possiamo certo permettere di sottovalutarlo, anche se vediamo chiaramente che rispetto ai tratti di personalità, eccetera, che ci sono degli aspetti dimostrativi, mai sottovalutarli. Sempre ritornando all'identikit, la persona che mette in atto il tentativo di suicidio, proprio come identikit, può essere caratterizzato da un maggior tratto di impulsività e avere problematiche anche di ansia, dicevamo prima, disturbi di personalità, adesso su questi approfondimenti, no? Overdose, taglio, avvelenamento, impulsività, ci vengono in mente sicuramente delle caratteristiche di personalità, però ripeto, questo non ci deve tranquillizzare, mentre il tipico identikit di chi poi porta a termine il suicidio è più facilmente maschio, sempre di razza caucasica, con vissuti depressivi, spesso associato a abuso di alcol. C'è il discorso dell'isolamento sociale, come dicevamo prima, che ci accompagnerà un po' in tutto questo incontro, perché
è ovviamente un grosso fattore di rischio, quindi maggiormente separato, divorziato, vedovo, single, usa metodi per cui è difficile che poi, come dire, non lo porto a termine, perché un colpo d'arma da fuoco alla testa deve essere proprio un caso, no? Oppure mi viene in mente il fratello di una mia paziente che è effettivamente a tutti gli effetti un mancato suicida, perché lui si è comunque gettato da un ponte alto in una città della Toscana e non è morto, è rimasto paralizzato, è tuttora vivo, è su una sedia a rotelle, però voglio dire, sicuramente la volontà e la volontà era quella e il mezzo era altamente letale, no? Di solito muore proprio per la letalità dei mezzi utilizzati al primo tentativo. E c'è un crescente aumento di mancanza di speranza per il futuro associato, e anche questi sono due aspetti che vedremo per tutto il corso dell'incontro, a una rigidità cognitiva, poca flessibilità, ok? Può essere associato, come si diceva prima, non è necessario, come dicevamo prima, che sia associato ad una malattia mentale, a una malattia, a una psicopatologia, ma può essere associato spesso a qualche malattia fisica, cronica, più o meno grave, ma comunque debilitante. Può avere problemi ricorrenti sul lavoro, problemi sessuali, problemi relazionali. Di solito ci sono dei vissuti lifetime che sono presenti, no? Eventi di vita stressanti. Un altro fattore di rischio, di alto rischio, è la familiarità ai tentati suicidi, che va in modo, viaggia in modo completamente indipendente rispetto alla familiarità alla psicopatologia. Proprio si è visto che c'è un substrato neurobiologico, una familiarità e anche biologico e basta, una familiarità al tentato suicidio, e inizia da un certo punto della sua vita in poi a vedere il suicidio come unica soluzione in modo permanente ai suoi continui problemi esistenziali. Mi interrompo un attimo, ma non volevo far questo, mi interrompo un attimo perché ho visto che ci sono un paio di domande. Allora, è possibile avere le slide? Vanno poi chieste a studi cognitivi, perché a cui va la proprietà intellettuale di tutto questo. Francesco fa un rimando molto già dalle prime tre parole mi interessa molto, lo leggo un attimo, e ci dice: le persone LGBTQ, essendo socialmente più soggette a pregiudizio e discriminazione sociale, conseguente isolamento e condizione di marginalità, possono essere considerate a più alto rischio. L'approccio in quel caso deve tenere conto della sessualità o identità di genere, e quindi di vissuto della persona rispetto a ciò. Io non so se voi queste le vedete tutti, forse questa no, però sì, ci sono delle comunità particolarmente a rischio, e i soggetti LGBTQ sono maggiormente a rischio della popolazione, diciamo, se li vogliamo discriminare anche noi per un attimo, della popolazione generale, però sì, sono maggiormente a rischio per una serie di motivi, appunto, vissuti di stigma, isolamento sociale, a volte anche mancata accettazione rispetto alla preferenza di genere, all'orientamento e al genere che percepisco, diciamo, come mio, e quindi sì, sono senz'altro maggiormente a rischio. In questo caso c'è da tenerne conto, senz'altro, senza dubbio. Come dire, l'intervento poi per la gestione del rischio suicidario non cambia, ma nel percorso psicoterapeutico che facciamo successivamente, una volta messo una volta abbattuto il rischio e quindi messo in salvo il paziente, una volta risolta, come veniva la frase, la crisi suicidaria, sicuramente ne va tenuto di conto. Spero di averti risposto. E come dicevo prima, la valutazione del rischio che noi facciamo è una valutazione di quel momento, quando noi abbiamo il nostro paziente davanti
importanti, quindi di quell'ora di colloquio. È una valutazione che riguarda quel momento, sì, però per poterla fare non possiamo prescindere da una visione epigenetica del nostro paziente e di tutta, e quindi della sua vita. Dove ovviamente per epigenetico, non so se vi ricordate, tutti noi abbiamo fatto qualche esame in cui c'era la fotina del paesaggio epigenetico di Wellington e in cui c'era una pallina che significava ciascuno di noi nasce con un corredo genetico biologico, ok, un temperamento, un corredo biologico, eccetera, e poi, come dire, la nostra traiettoria di sviluppo, sì, nasce così, ma c'era poi una montagnetta con tutte le varie insenature, viottolini, eccetera, e la nostra traiettoria di sviluppo però si codetermina momento per momento fra gene e ambiente. No? In base a ciò che incontra sull'ambiente, il corredo genetico si esprime in un determinato modo, questo a sua volta va a determinare l'ambiente che troverò, che ancora a sua volta va a determinare l'espressione genetica momento per momento in tutto il corso della nostra vita. E questo non possiamo dimenticarlo. Quello che voglio dire, forse riesco a spiegarmi, è, come dire, la valutazione viene fatta in quel momento, ma per poterla fare noi dobbiamo allargare lo sguardo su tutta la visione epigenetica del nostro paziente, perché non riguarda mai solo un'area, è un fenomeno molto complesso che riguarda, che ha a che fare con l'intera storia dell'individuo. Per cui è importante comprendere il vissuto dei nostri pazienti inquadrandolo proprio lifetime, ok? E considerare senz'altro tutti i comportamenti autodiretti che si sono già manifestati e che questo, se ci sono, sono neurobiologicamente facilitati in futuro perché, come dire, i gruppi neurali, lo sappiamo che i gruppi neurali che si sono già accesi hanno una soglia di eccitazione, una soglia di attivazione che via via si va sempre più ad abbassare, no? Per questo motivo, proprio perché dobbiamo avere una visione epigenetica dell'intera vita, compresa la predisposizione biologica del nostro paziente, non possiamo prescindere dal cosiddetto concetto di carriera suicidaria. Perché nessuno si suicida, come ci dice Maris, nessuno si suicida nel vuoto cosmico, no? Le storie di vita hanno sempre una rilevanza nell'arrivare all'atto finale del suicidio e le decisioni di suicidarsi si sviluppano nel tempo, non sono mai completamente spiegate da un fattore situazionale acuto del momento, ok? E quindi è necessario considerare tutti i comportamenti pericolosi messi in atto lifetime, dati biografici e anche poi contingentali, come vedremo, e inquadrarli in modelli teorici. Ce ne sono tantissimi, c'è stata un'evoluzione del modello teorico, ovviamente adesso appunto quello epigenetico è quello che maggiormente dobbiamo tenere in considerazione, però inquadrare e concettualizzare la valutazione del rischio in un modello teorico di riferimento che è importantissimo. Non potendo portare, vista la modalità, come dicevo all'inizio, di solito questi incontri vengono fatti presso la nostra scuola a Firenze e quindi c'era una capienza di una trentina di persone. Adesso non ce lo possiamo più permettere perché il Covid non ce lo permette e ovviamente in questa modalità, seppur con tutte le riserve, anonimato eccetera, non potevo portare dei pazienti ambulatoriali, insomma dei pazienti miei, per cui ho pensato però, visto che si chiama Pratichiamo, di mantenere l'aspetto applicativo, anche se mi dispiace parlo solo io, poi ogni tanto mi fermo per leggere la chat, però ho pensato di portare due pazienti eccellenti per i quali ringrazio
e non solo per questi, il professor Pompili, perché ho preso spunto e sono riportati nel suo bellissimo manuale Pompili e Girardi 2015, che vedete qui citato. Questo è Ernest Hemingway, uno scrittore, aspettate, mi fermo un attimo perché ho qualcosa in chat. Autopsie psicologiche, esatto, spesso ci dice Barbara, e questa dell'autopsia psicologica è un altro aspetto molto importante, che deve completare, ok, allora lo leggo dopo, andiamo avanti. Allora, sì, questo è Ernest Hemingway, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura, è un premio Pulitzer, era considerato il più grande scrittore del suo tempo, okay? Un soldato molto soldato valoroso, aveva avuto molto successo, era proprietario di una casa di caccia, di un appartamento a New York, yacht, aveva appartamenti riservati nei più belli alberghi del mondo, un matrimonio solido, era sano, aveva una buona rete di amici, era invidiato da molti perché era un uomo ovviamente di successo, di fama internazionale, ma il 2 luglio del 1961 si è puntato un fucile alla testa e si è ucciso. Ed è stato definito come dire un suicida di talento, e quindi battuto, e è un caso di suicidio molto studiato, e quindi come dire, la domanda era: come è potuto succedere? L'indagine che noi facciamo nei nostri pazienti riguarda, come dicevo prima, un po' tutta la traiettoria di sviluppo. Il padre di Hemingway era un medico e si suicidò quando lui era ragazzino, mi pare, e quindi già vediamo, come dire, familiarità a rischio suicidario, e la madre, che non era per niente, insomma, non molto accudente, pare. Comunque la madre a un certo punto, più tardi, gli mandò come regalo di Natale, mandò ad Hemingway come regalo di Natale la pistola con la quale il padre si era suicidato, con un bigliettino che diceva testualmente: te l'ho mandata perché ho pensato che ti potesse far piacere avere questo oggetto. Che già, voglio dire, rispetto alle relazioni di attaccamento ci dice qualcosa. Poi sicuramente Hemingway aveva un suo temperamento, un temperamento affettivo di un certo tipo. Sappiamo a posteriori che era affetto da disturbo bipolare, problemi relazionali, rapporti molto burrascosi, esplosivi o al polo opposto molto distaccati, si era sposato 4 volte. Aveva questa un aspetto che forse possiamo definire aggressivo, ma comunque aveva confidato ad Ava Gardner in un'occasione di passare moltissimo tempo a caccia e pesca, perché in qualche modo uccidere gli animali lo sedava rispetto alla voglia di uccidere se stesso. Era un artista, ma era molto ritirato e in realtà dichiarava pubblicamente di non amare l'arte. Da un certo punto della sua vita in poi, nonostante fosse un viveur, si prendeva veramente scarsissima cura di sé, beveva molto, mangiava male, si trascurava e attraverso comportamenti piuttosto rischiosi aveva avuto diversi traumi fisici più o meno gravi, un po' guidando piccoli aerei, un po' in barca. E a un certo punto della sua vita iniziò a parlare di depressione e pensieri suicidari permanevano, diciamo, temporalmente sempre di più, tanto che nel 1960, in un unico anno, fu sottoposto a 11 trattamenti di elettroshock, ai quali poi ne seguirono altri. A un certo punto non divenne più, non era più in grado di lavorare, e lui diceva, aveva sempre detto che scrivere era la sola cosa che lo teneva in vita, perché gli faceva sentire che non stava sprecando il tempo a disposizione.
Per cui, analizzando questi aspetti appunto della storia di vita di Hemingway, possiamo vedere che c'era un'interazione, no, fra traumi pregressi, familiarità al tentato suicidio, tratti di aggressività e irritabilità che spesso troviamo come fattori di rischio associati, alte aspirazioni basate però, cioè, sui fatti, nel senso che, come dire, come scrittore non era malaccio, no? Cioè, effettivamente aveva avuto delle performance universalmente riconosciute, incapacità però ad arrivare a compromessi o a flessibilizzarsi su dei fallimenti incontrati, per esempio, lungo la carriera, ovviamente vissuti depressivi, disperazione, fino anche a caos, confusione mentale e appunto scarsa accettazione rispetto a piccoli insuccessi, rispetto invece ai grandi, se paragonati ai grandi successi, perdite lifetime. Come dicevo prima, subito dopo la dimissione o subito dopo la remissione dalla crisi suicidaria c'è a volte un miglioramento, si riscontriamo a volte un miglioramento che non ci deve far pensare che allora il problema è risolto. Infatti Hemingway nel 1961, appena dimesso dalla Mayo dove era stato ricoverato, si uccise con il fucile da caccia al mattino presto. No? Proprio perché non lo sappiamo, ma commentava spesso che un uomo può essere distrutto ma non sconfitto. Questo è il discorso della familiarità. Il padre, come l'abbiamo già detto, il fratello e la sorella, anche loro suicidi, un nipote suicida, un figlio affetto anche lui da disturbo bipolare, per cui vedete, indipendentemente anche dalla patologia, dalla familiarità rispetto alla psicopatologia, che sicuramente è la più rappresentata quando si parla di suicidio, comunque c'è un'altissima familiarità al suicidio. E questo è un corredo biologico, ovviamente, che non ci deve lasciare indifferenti nella valutazione del rischio. Un'altra paziente eccellente della quale possiamo dire qualcosina è Sylvia Plath. Sylvia Plath si è suicidata, poetessa, insomma, molto famosa, si è suicidata a 30 anni. Aveva perso nell'indagine rispetto alla traiettoria di vita di Sylvia Plath, vediamo che aveva perso il padre con il quale aveva una relazione, era piccola e aveva 8 anni quando l'ha perso, però aveva una relazione di amore e odio particolarmente burrascosa. Una madre, il padre era professore universitario, un grande professore universitario, madre insegnante con la quale aveva un pessimo rapporto. Dopo la perdita del padre a 8 anni, era comunque una ragazzina che aveva brillato e che aveva dimostrato grandi capacità artistiche, era una studentessa molto brillante, già vincitrice durante i tempi dell'equivalente delle nostre superiori d'università di importanti premi letterari, però insomma necessariamente da giovane, perché poi è morta a 30 anni, però già da molto giovane aveva crisi suicidarie e aveva subito ospedalizzazioni per questo motivo. Nel 1956 ottiene una borsa di studio a Cambridge e lì incontra Hughes, il famoso scrittore, e si sposano. Da lì susseguono poi un sacco di trasferimenti, fanno 2 figli, nel 62 si separano, i bambini, entrambi maschio e femmina, vengono affidati a Sylvia, la quale si trova in una crisi depressiva, anche lei affetta disturbo bipolare, una crisi depressiva aggravata da sola, completamente sola, con una salute, non era troppo in forma e gravata dal peso della cura dei bambini, e gli studi ci riportano quindi una strutturazione di uno schema di sé
inadeguato, indegno, per cui poi bastavano dei piccoli insuccessi a provocare appunto la disperazione, anche perché i successi erano scarsamente integrati nell'idea di sé, si disprezzava e era a quel punto, quando dopo la separazione è rimasta sola con i bambini, come dicevo prima, in un oggettivo isolamento sociale che lei descrive nell'opera più celebre Campana di Vetro, un impoverimento proprio delle relazioni umane, criterio perfezionista, anche questo associato, anche questo è un fattore di rischio, rigidità cognitiva la troviamo sempre, interazioni interpersonali problematiche, anche nel suo caso connesse alla sfera sessuale, sì, un uso strumentale anche dei bambini spesso vissuti, anche il sesso per divenire una scrittrice migliore proprio nel criterio perfezionista performante, e Silvia Plath aveva messo in atto altri tentativi di suicidio, aveva tentato di annegarsi, un'altra volta imprudentemente con gli sci si era buttata in discesa, insomma mettendosi evidentemente oggettivamente a rischio, a 20 anni aveva assunto una dose massiccia di farmaci dopo una conversazione durante la quale aveva parlato del lutto subito per la morte del padre, e si è uccisa con i gas del forno in casa, cioè praticamente ha acceso, ha fatto uscire il gas, ci ha infilato la testa con i bambini che adesso non ricordo se giocavano o dormivano nella stanza accanto. Questo è un estratto di questo bellissimo libro di Palmen, Tu l'hai detto, che ripercorre un po' la storia della cosiddetta coppia maledetta della letteratura moderna, Silvia Plath e il marito, dove lei riportava appunto, dove il libro riporta anche alcune frasi proprio di Silvia Plath: 2 anni e mezzo fa mi sono suicidata ed eccomi qui praticamente nuova, e dove un po' si ripercorre e si descrive la vita di Silvia. Infatti, come dicevo prima, una volta aveva tentato di annegarsi, come il suo idolo Virginia Woolf, altra scrittrice con grande familiarità al tentativo di suicidio, a sua volta suicida. In questo senso, se vi interessano le carriere suicidarie, anche, come dire, il discorso della familiarità, eccetera, c'è un bellissimo libro della Jamison, Toccati dal fuoco, che ripercorre alcune genealogie, fra cui anche quella di Van Gogh, fra l'altro, e quella di Virginia Woolf. Però, ecco, tornando a Silvia Plath, una volta tentò di emulare il suicidio del suo idolo Virginia Woolf, cercando di affogare nell'oceano senza riuscirci. E quindi anche qua, adesso appunto sono due pazienti eccellenti dei quali sappiamo qualcosa perché sono suicidi che sono stati molto studiati, però come possiamo vedere ci sono tanti fattori anche predisponenti che si chiamano poi fattori distali, che sono appunto la familiarità al tentato suicidio, eventi di vita stressanti lifetime, caratteristiche di rigidità cognitiva, perfezionismo, e quindi appunto nella valutazione del rischio incidono tantissime variabili, tantissimi fattori di rischio che possono essere sommariamente così riassunti, no? Fattori psichiatrici, biologici, genetici, ma fattori anche psicologici, sociali, culturali ed economici. Tutti devono essere presi in considerazione quando abbiamo davanti il nostro paziente e cerchiamo di fare in questo senso una valutazione. Per cui dobbiamo arrivare a una concettualizzazione globale della crisi suicidaria, del caso clinico, e condividerla, come sempre facciamo noi cognitivisti, è il nostro pane, e condividerla col nostro paziente, ok? Fra i tanti fattori di rischio, alcuni, cioè come dire, ci sono tanti fattori di rischio di Stalin, sono quelli predisponenti e dopo li vediamo, tanti fattori di rischio cosiddetti prossimali, sono quelli che avvengono al momento, precipitanti, e questi vanno, comunque li distinguiamo in questo modo e vanno in qualche modo analizzati. Ci sono
in tutti questi alcuni fattori di rischio che pesano più di altri, come per esempio questi, abbiamo detto la familiarità a rischio suicidario, fattori genetici, neurobiologici, aver subito abusi sessuali, fisici, psicologici in età infantile e giovanile è un enorme fattore di rischio associato che pesa molto, cioè oltre ad esserci la pesata, come dire, più importante rispetto ad altri fattori, la presenza di una patologia psichiatrica con determinate caratteristiche psicopatologiche, disturbo bipolare uno su tutti, ma anche depressione lifetime, cioè intendo ripetute episodi depressivi, proprio persone depresse, la schizofrenia per esempio associata, però insomma il disturbo bipolare è senz'altro quello più rappresentato, e un assetto cognitivo e neuropsicologico di un certo tipo, in parte lo abbiamo già visto. Per cui fra i tanti fattori, appunto, questi li abbiamo abbastanza visti, questi che ho messo in eretto sono quelli che pesano un pochino di più. Anche il discorso dell'agitazione psicomotoria, l'insonnia è un fattore da tenere senz'altro sotto controllo, no? Oltre poi all'indagine sul pensiero di azione, pianificazione specifici. Ci sono poi fattori relazionali interpersonali, e quindi anche questo va indagato, come sono, come funzionano le relazioni interpersonali sul lavoro, in famiglia, nella dimensione delle relazioni sentimentali con i figli, situazionali che riguardano le circostanze di vita, il livello socio-economico di occupazione, posizione scolastica, condizioni finanziarie, perché anche queste possono, voglio dire, giocano un ruolo, ovviamente disponibilità di mezzi letali, se siamo in mezzo a una crisi suicidaria è un enorme fattore di rischio, l'accessibilità alle cure, o meglio la mancata accessibilità alle cure è ovviamente un fattore di rischio. Questo l'abbiamo già un po' visto, perché età, sesso, razza e status coniugale, cioè status, come si mette lo stato su Facebook, no? Sono senz'altro una discriminante, perché la mancata connessione con l'altro, quindi l'isolamento sociale, è senz'altro un fattore di rischio. Un'altra fonte di informazione e formazione molto importante è l'American Association per la suicidologia, che ci rimanda, ci discrimina segnali che richiedono tipi di intervento diversi, cioè richiede un intervento immediato, la minaccia, il fatto che il paziente ci riferisca un intento suicidario, ancor più ovviamente se con piano strutturato e quindi cerca già di organizzarsi per porre fine alla sua vita, ma anche da solo comunque parlare di morte e soprattutto aver già predisposto iniziare a lasciare degli scritti. Questo richiede da parte nostra intervento immediato rispetto a, ad esempio, la settimana scorsa abbiamo ospedalizzato una giovane paziente, rispetto proprio alla messa in sicurezza, al massimo grado di intervento per la messa in sicurezza. Ci sono poi dei segnali che richiedono intervento non immediato, nel senso che abbiamo il tempo di lavorare, concordare col nostro paziente e vedere se insieme troviamo una via d'uscita, che sono la mancanza di speranza. La mancanza di speranza è un fattore di rischio che in particolare noi cognitivisti teniamo, che in particolare la ricerca tiene particolarmente in considerazione, e che risulta associata ai tentativi di suicidio, soprattutto risulta anche come fattore di rischio che residua, cioè la mancanza di speranza residua anche fra una crisi suicidaria e l'altra, o fra un episodio depressivo e l'altro, e quindi neutimia, e si è visto che laddove residua è maggiormente associata al tentato suicidio. Rabbia, desiderio di vendetta, attività rischiose fatte anche impulsivamente,
una sensazione di essere in trappola, appunto, come si diceva prima, parafrasando il professor Snyder, come dire, non vedere altra via d'uscita, un aumento dell'utilizzo di sostanze e alcol, un inizio di isolamento sociale, prendere distanze da amici, dalla società, senso di agitazione, cambiamenti repentini nel ritmo sonno-veglia, quindi insonnia ma anche ipersonnia, cambiamenti repentini nel tono dell'umore e quando è uno dei nostri degli interventi che facciamo, no, è cercare insieme al paziente delle buone ragioni per vivere, per cui anche qui scarso senso della vita percepita, ma non riusciamo a trovare, il paziente non riesce a trovare delle ragioni per non farlo. Questi, in assenza dei primi tre, ci danno un pochino più il tempo per l'intervento, ovviamente intervento nostro intendo come psicoterapeuti, ma associato primariamente alla farmacoterapia, cioè prima vai dallo psichiatra, ci facciamo mettere una bella terapia e poi gli parliamo. Come dicevamo all'inizio, attenzione anche, poi mi fermo e leggiamo se c'è qualcosa scritto in chat, comunicazioni verbali più o meno dirette, ok? Ovviamente la definizione di un piano. A volte lutti recenti, importanti, possono portare a un vissuto molto importante, disperazione e mancata speranza, disoccupazione, diagnosi importanti, recentemente ricevute, magari croniche o particolarmente pesanti, debilitanti, eccetera. Questi li abbiamo già visti, eventi di vita avversi, dimissioni ospedaliere, anche questo è un fattore di rischio. C'è un discorso di sicuramente le festività quando non stiamo bene, lo vediamo nei nostri ambulatori, Natale non è mai questo periodo in cui i nostri pazienti che non stanno bene vivono questo spirito natalizio. C'è un discorso sicuramente laddove impatta il criterio biologico di stagionalità. Maggio è il mese maggiormente rappresentativo, ma anche novembre non è un mese che ci piace particolarmente. Di solito il giorno della settimana, anche qui maggiormente rappresentativo, forse per la fatica anche di affrontare una nuova settimana, è proprio il lunedì. Nella pesata per valutare il fattore di rischio, per fortuna ci sono anche diversi fattori protettivi da tenere in considerazione. Ovviamente come la disponibilità di mezzi letali è un fattore di rischio molto importante, un accesso limitato agli stessi ovviamente è protettivo e quindi va organizzato noi attivamente. Voglio dire, se un paziente ha in mente e ce ne parla di mettere da parte un certo quantitativo di farmaci, dobbiamo organizzarci in modo che possa avere il più limitato possibile accesso ai farmaci stessi, no? Avere dei figli è sicuramente un fattore protettivo, avere un senso di responsabilità nei confronti della famiglia, la fede è un fattore protettivo, soddisfazione, stabilità socio-economica, ovviamente sul polo opposto rispetto a disoccupazione e difficoltà economiche, supporto sociale a differenza dell'isolamento sociale, buon accesso alle cure, con noi una buona alleanza terapeutica e quindi la possibilità, sentirsi al sicuro nella possibilità di poterci comunicare l'intento, l'ideazione, anche solo il pensiero e di poterne parlare ovviamente può far la differenza sul serio. Capacità di problem solving e la flessibilità, abbiamo parlato finora di rigidità cognitiva. È chiaro che, come dire, questo ci mette un carico perché la valutazione del rischio, voglio dire, può avvenire anche una sola volta, cioè non ci possiamo permettere di sbagliarla neanche una sola volta, perché può essere sufficiente per fare in modo che poi il paziente metta veramente in atto l'intento suicidario. Per cui è
Per questo è particolarmente importante, e questo sicuramente non è da ritenersi tale, come dire, questo è stimolare la curiosità, iniziare a parlarne e a comunicare fra di noi, ma è molto importante una formazione specifica per poterlo poi fare. Qua ho messo un ombrello perché la valutazione del rischio suicidario fatta con le competenze, fatta nel modo giusto, ponendo le domande giuste, eccetera, porta a una previsione scientifica, no? E così come se io vado dal medico o dal cardiologo ed ho alcuni segni, bene, e mando alcuni segnali, o le mie analisi mediche mandano determinati segnali che sono considerati dei fattori di rischio, il cardiologo mi mette a dieta o mi dà la pasticchina per prevenire l'infarto, cioè non aspetta che mi venga l'infarto, ma fa delle previsioni su base scientifica, non ha la certezza che mi verrà l'infarto, ma fa delle previsioni su base scientifica e pone in atto delle azioni per prevenire il mio infarto. E come dice il professor Pompili, ed è per questo che ci ho messo l'ombrello, così come si fanno delle previsioni scientifiche anche per il tempo, allora anche nella valutazione del rischio suicidario, se io valuto su base scientifica che possa piovere, come minimo mi porto l'ombrello. E è per questo, per ricordarmi di riportarmi questa frase, che ho messo qui l'ombrello, però credo che ci possa tornare, no? Se poi la valutazione è fatta seriamente su base scientifica, è chiaro che, voglio dire, faremo degli interventi per prevenire. Fermo un attimo per leggere le slide. Scusate, per leggere la chat. Francesco ci dice: quale può essere il ruolo dell'assistente sociale se è presente nel processo di aiuto, e in che modo creare un'alleanza fra terapeuta e assistente sociale? Allora io lavoro nel settore privato e quindi non ho, a volte sì, però non sempre c'è questa collaborazione, no, con la presa in carico dell'assistente sociale, però in alcuni casi sì. L'assistente sociale, come tutti gli altri, poi lo vediamo, può essere di grande aiuto, perché ci sono degli strumenti validissimi che fra pochissimo, in pochi minuti vediamo insieme, che sono di pre-screening e che possono essere utilizzati, e che può essere utilizzato, perché è uno di pre-screening utilizzato anche dai non addetti alla salute mentale, che può essere utilizzato dall'assistente sociale, ma anche dal fioraio, per dire, per fare proprio un pre-screening e capire se è il caso di approfondire. Per cui può essere senz'altro di aiuto in questo senso. Poi lo sappiamo, l'assistente sociale interviene se ci sono delle caratteristiche, appunto, psico-sociali, economiche di un certo tipo, socio-economiche di un certo tipo, e creare alleanza terapeutica con gli assistenti sociali, ma con tutte le figure professionali che gravitano intorno al nostro paziente, è veramente molto importante. E come farlo è nel modo più aperto e rispettoso possibile. Come sempre, si creano le alleanze, no, terapeutiche fra professionisti, però ecco, incontrarsi e cercare di fare team è senz'altro un'ottima idea quando si hanno in carico questi pazienti, un po' perché, come dire, tre valutazioni vedono meglio di una, un po' anche perché è un carico emotivo, una responsabilità abbastanza importante, e condividerlo, come dire, è altrettanto importante. Serena ci chiedeva se la valutazione del rischio si fa sempre con tutti i pazienti. Il pre-screening, cioè le prime domande, io direi di sì, perché sarebbe, come dire, un'interpretazione o una mancanza, sicuramente una cattiva pratica, non chiedere nemmeno, perché, voglio dire, è vero che il rischio suicidario è maggiormente associato ad alcune psicopatologie,
Però se non chiediamo non possiamo sapere, cioè da nessuna parte è scritto state tranquilli che le persone con l'attacco di panico non si possono suicidare, anzi fra l'altro è il contrario. Per cui sì, la valutazione del rischio si fa sempre con tutti i pazienti, possibilmente subito. Non è detto che debba prendere del tempo, nel senso che ora le vediamo, come dicevo prima, le domande sono un po' ad imbuto, se non c'è il margine, se non c'è per fortuna la necessità di continuare ad approfondire, non occorre approfondire, quindi ci fermiamo ad una o due domande, perché se no, cioè è chiaro che se uno non ha l'ideazione, non ha neanche l'intenzionalità, se non ha l'intenzionalità non ci ha pensato al piano, eccetera, eccetera, per cui adesso lo vediamo, sono proprio imbuto, però le domande di pre-screening sì, le farei a tutti. Se non c'è altro andiamo avanti. Ok, insieme alla valutazione di tutti questi fattori di rischio e quindi insieme alla valutazione clinica, è buona norma, ci possiamo far aiutare da strumenti standardizzati per la valutazione, cioè no o e, ok, cioè nel senso la nostra osservazione clinica, il fatto che noi ne parliamo con il paziente, che indaghiamo, che approfondiamo, che stiamo lì con lui e condividiamo con lui è estremamente importante e non può essere, come dire, vicariato dalla somministrazione di due strumenti standardizzati e però nemmeno viceversa. Queste sono le penultime, e poi vediamo anche le ultime linee guida internazionali che sono uscite. Che ci suggeriscono una serie di strumenti di screening, fra cui appunto la scala della Columbia che ho evidenziato per dei motivi che ora vi dico, e questi sono tutti strumenti suggeriti dalle linee guida internazionali per la valutazione del rischio. La scala della Columbia University l'ho sottolineata perché la vediamo un attimo, vediamo il pre-screening, ne parliamo qualche minuto insieme. La segnalo, mi permetto di segnalarla prima di tutto perché è free, è gratuita per tutti e quindi non ho problemi di diritti d'autore, eccetera, eccetera, che ci sono in altre tanto buonissime scale, però è chiaro che non sono qui a fare pubblicità. Quindi questa è free, è tradotta in 140 lingue, basta scrivere alla Columbia University e ce la mandano validata in italiano gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. È raccomandata anche dalle ultime linee guida, che sono queste inglesi uscite proprio quest'anno, dove vedete abbiamo la back hopelessness, il back inventory, che noi utilizziamo alcune scale proprio di derivazione cognitivista del nostro padre fondatore, e anche qui la scala della Columbia University, che ha dimostrato una validità predittiva altissima, universalmente riconosciuta, viene utilizzata in tutto il mondo, come dicevo, tradotta in 140 lingue. Loro sottolineano, la Postner sottolineava quello che ci dicevamo prima, che il 50% dei pazienti che poi si suicidano vede il medico di base o afferisce al pronto soccorso nel mese precedente per motivi che non riguardano la salute mentale, per cui loro hanno messo a punto questa scala, che è il primo pezzetto del protocollo, assolutamente una scala non di screening ma di pre-screening, fatta formata da 6 item che possono essere somministrati da chiunque, non occorre essere degli addetti alla salute mentale, che è in grado appunto di effettuare uno screening assolutamente preventivo e quindi temporalmente, ancora prima che intervenga la necessità di indirizzare a uno specialista, uno screening assolutamente preventivo che poi però ci può dare un certo tipo di risultato, e quindi lì allora certo che lo inviamo dallo specialista. Sono 6 semplici domande che indagano il desiderio lifetime di morire, andare a dormire, sarebbe meglio se non mi svegliassi più, vissuti di questo genere.
il reale pensiero di uccidersi, che è un po' diverso, perché a volte il paziente ci dice sì, ok, a volte spero di non svegliarmi al mattino, però in realtà non lo farei mai alla fine di uccidermi, e quindi sono due vissuti diversi. Il pensiero sempre lifetime su come eventualmente potrebbe attuare il reale pensiero di uccidersi, cioè come lo metterebbe in atto, se lo ha mai messo a termine, ok, e in che modo ovviamente, se in questo se lifetime ha un'elaborazione, comunque si è messo lì a elaborare, dettagliare un piano strutturato e intenzionale con l'intenzione di portarlo a termine, e se in questo momento ha in atto un comportamento preparatorio iniziato o portato a termine. Questi sono, qua trovate lo strumento, cioè qua vedete lo strumento, che però ovviamente lo vedete in inglese, e invece qui sul sito del professor Pompili, prevenzionesuicidio.it, anche qui lo vedete, ma lo dovete comunque richiedere, lo dobbiamo comunque richiedere, io l'ho richiesto, però lo dobbiamo comunque richiedere alla Columbia University, che raccomanda, ha fatto un piccolo tutorial, lo raccomanda per l'utilizzo, lo rendono obbligatorio nel caso la scala venga utilizzata a scopo di ricerca, ma comunque è raccomandato per l'utilizzo. Lo screening completo, quindi, che poi approfondisce, che deve essere fatto in questo caso da un professionista salute mentale, approfondisce questo pre-screening, va ad approfondire poi l'intensità dell'ideazione suicidaria, se ci sono dei comportamenti suicidari, e ad approfondire tutti i precedenti TS, tutti i precedenti tentati suicidi. Qua beh, c'è, appunto, potete chiedere serenamente la versione italiana perché c'è, e è a disposizione di tutti. Noi vi dico quel che facciamo noi, che abbiamo inserito comunque la scala della presentata dalla professoressa Posner, la scala del Columbia University. Abbiamo aggiunto, noi abbiamo un pacchetto di valutazione psicodiagnostica che tiene particolarmente conto, proprio perché alcuni di noi si occupano in particolare di disturbi dell'umore, che tiene particolarmente conto dell'umore, quindi anche dei vissuti suicidari. Noi abbiamo inserito sia il Beck Depression Inventory, la scala sempre lì del professor Beck sulla mancanza di speranza per il futuro, sull'intenzione suicidaria e sull'ideazione e l'intenzione suicidaria. E queste, insomma, mi permetto di segnalarle perché sono universalmente riconosciute e sono segnalate dalle ultimissime linee guida, come avete visto, che è una cosa che io ritengo estremamente importante, no? Voglio dire, far riferimento alle linee guida. E questa noi non l'utilizziamo, però è una scala che misura, come vedete, la letalità. Mi sembrava che ci fosse, se c'è qualcun altro che ha scritto in chat adesso, leggiamo, trovo dove l'ho messa. Eccola qua. Allora, Valentina diceva: sono interessata ad avere informazioni sulla valutazione del rischio suicidario in pazienti adolescenti. Sì, anche Valentina può scrivere alla Columbia University, perché la stessa scala di valutazione è stata standardizzata e tradotta in moltissime lingue, forse non proprio 140, ma in italiano sì, anche sugli adolescenti. Quindi poi, Valentina, non ci conosciamo, mi permetto di darti da collega, immagino, puoi senz'altro richiederla, e ti danno anzi tutta la batteria di screening, e non solo il pre-screening di 6 domande, te lo inviano, mandi una mail e loro te lo inviano free. Barbara diceva che si era occupata di autopsie psicologiche, e in molti casi i suicidi hanno espresso la volontà ai familiari di compiere il gesto, non essendo minimamente presi in considerazione.
Le famiglie appaiono a volte assolutamente inconsapevoli dei rischi connessi e quindi che ruolo hanno i clinici? Può uno psichiatra non coinvolgere la famiglia in casi così gravi? Praticando psicoeducazione si potrebbe cambiare il corso della vita dei pazienti. Sono assolutamente d'accordo ed è il motivo un po' per cui siamo qui. Intanto, sembra banale, però intanto psicoeduchiamoci noi, nel senso che impariamo a gestirla noi, però e quindi insomma formiamoci più che psicoeduchiamoci, acquisiamo le competenze, però sono assolutamente d'accordo. Molto spesso i familiari, un po' perché forse in qualche modo c'è anche un bisogno di minimizzare, non so come dire, però molto spesso le persone, i pazienti hanno espresso anche la volontà, ma non sono stati presi adeguatamente sul serio, per cui innanzitutto dobbiamo essere noi a porre le domande giuste, a fare l'approfondimento e la valutazione del rischio, però certamente poi io di solito parlo anche con i familiari, anche se non minori, ovviamente col permesso del mio paziente, e di solito alla presenza del mio paziente, però un intervento di psicoeducazione di consapevolizzazione della famiglia, dei cari, rispetto al vissuto, a quanto è serio, a quanto è strutturato e a che cosa oggettivamente stiamo rischiando, è senz'altro un intervento da fare. Barbara, sono assolutamente d'accordo con te. Riferimenti bibliografici, sì, dopo l'inquadro e senza dubbio sì. La mail della Columbia University a cui scrivere per avere i testi, sì, andate sul sito della Columbia University, basta che mettete il riferimento del protocollo e ci sono i link in tutte le lingue. Premendo sul link per ottenere la scala in italiano si apre una mail, o meglio, forse non si apre nemmeno una mail, vi dà conferma della richiesta e poi per mail vi arriva la scala validata in italiano. Basta andare sul sito che facevo vedere prima, quello ufficiale proprio della Columbia, che è questo, vediamo, questo qua. Ok, con il nome dello strumento columbia.edu e viene fuori da solo. Spero di aver risposto. Niente. Eccoci qua, eravamo qui. Ecco, e quindi noi utilizziamo questo pacchetto valutativo per quanto riguarda il rischio suicidario insieme all'indagine clinica e alla visita clinica, ovviamente alla valutazione clinica. E per quanto riguarda poi l'intervento, noi facciamo la CBT, Suicide Prevention, almeno io, perché ora noi sembra plurale maiestatis, ma invece no, insieme ai colleghi, però io faccio la CBT Suicide Prevention, che ha una particolare, che pone come protocollo di intervento una particolare attenzione alla valutazione dei vissuti depressivi, mancata speranza, intolleranza alla frustrazione, deficit di focalizzazione della funzione attentiva e i criteri di impulsività e perfezionismo che abbiamo già visto. In particolare il professor Beck ha approfondito il ruolo della mancata speranza in relazione al rischio suicidario, validando appunto la scala che abbiamo inserito anche noi nel pacchetto di valutazione. E il discorso della mancata speranza è la terza parte della triade cognitiva di Beck, caratteristica della depressione: mancanza di speranza nei miei confronti dell'altro e nei confronti del futuro, e quindi mancata speranza rispetto a che nel futuro questa condizione possa cambiare. La CBT Suicide Prevention, che è appunto l'intervento che viene fatto dopo la messa in sicurezza del paziente, e quindi, come dire, la prima cosa è valuto il rischio, valuto il rischio,
insieme allo psichiatra, come dire, in HIP, insieme allo psichiatra, valuto se è il caso di ospedalizzare, se non è il caso di ospedalizzare, metto in sicurezza insieme al mio paziente, per cui, come dire, se hai accesso ai mezzi, insieme ai familiari, insieme a chi ti è vicino, insieme a te, decidiamo di limitare il più possibile, per non dire eliminare, la possibilità di accedere al mezzo letale. Cerco di fare un contratto insieme al paziente su ok, in questo momento stai così, è vero, però ci sono anche queste risorse, valutiamo insieme e condividiamo tutta la concettualizzazione che abbiamo visto fino adesso, e poi anche pattuiamo che ci diamo del tempo, cioè non sarà che fra una settimana le cose saranno cambiate, lavoriamo insieme per cambiarle, però tu mi prometti, lei promette, facciamo un patto insieme per la vita, per almeno un po' di tempo, per valutare dove stiamo andando, dove possiamo andare e cosa possiamo ottenere. Perché altrimenti, se tutte le settimane rimettiamo in discussione la vita, come dire, non c'è mai il margine per poter poi uscire dalla crisi suicidaria. Una volta messo in sicurezza, iniziamo la CBT, ok? Questi sono i riferimenti, qualcuno mi chiedeva riferimenti bibliografici, questi sono riferimenti bibliografici del manuale CBT del Beck Institute, del professor Beck. Io ce l'ho in inglese, ma io penso che questo non sia tradotto in italiano, ma non sono sicurissima, però insomma lo trovate su Amazon in inglese serenamente, altrimenti tutti questi manuali li potete chiedere direttamente al Beck Institute, che ve li spedisce ovviamente a pagamento, ma molto volentieri. La CBT per la prevenzione del suicidio prevede tre fasi: iniziale, finale, centrale e finale, quindi nel senso senza troppe difficoltà. La prima riguarda la valutazione del rischio, la gerarchizzazione, cosa a cui tengo moltissimo, dei vari interventi terapeutici, cioè voglio dire, in base alla concettualizzazione una cosa verrà fatta prima di un'altra, con lo scopo, con degli scopi precisi, e la condivisione di un piano di sicurezza scritto insieme al nostro paziente: se ti chiedi, se ti senti così fai questo, se ti senti così fai quest'altro, eccetera eccetera, per fronteggiare le crisi e tamponare la regolazione emotiva e tamponare le reazioni, la disregolazione emotiva. E una seconda fase, di identificazione di pensieri disfunzionali, di valutazioni cognitive, che ovviamente non siamo cognitivisti e quindi in termini di costruzione soggettiva della realtà sottendono lo stato emotivo e quindi di conseguenza l'ideazione suicidaria, e una terza e ultima fase ovviamente di prevenzione delle ricadute, consolidamento delle competenze acquisite e costruzione di nuove competenze per fronteggiare poi in futuro in modo si spera diverso situazioni particolarmente stressanti. Prima facevo riferimento al cardiochirurgo e lo faccio anche adesso, nel senso che queste sono le linee guida internazionali ultimamente, le ultime uscite, e io non so voi, ma io se fossi sotto i ferri di un cardiochirurgo, io vorrei che lui utilizzasse assolutamente la procedura chirurgica prima linea terapeutica per operarmi, indicata per quella cosa lì di cui soffro io, e non un a caso o la terza consigliata o la quinta consigliata. Vorrei proprio quella da linee guida internazionali, e credo che noi dovremmo fare altrettanto. Per cui, riguardo all'intervento in psicoterapia, queste sono le ultime linee guida internazionali: CBT, for suicide prevention, prima linea terapeutica. È utile anche la mindfulness, ma MBCT, ma solo in combinazione con la CBT, cioè non si fa per prevenire suicidio, in combinazione. Si è dimostrata molto utile per ridurre
i gesti autolesivi, la DBT di Marshall Linehan, meno, come dire, meno rappresentative rispetto alle linee guida internazionali, cioè non più prima linea, la terapia familiare, e questo l'ho riportato perché è l'ultimo step delle linee guida internazionali, l'ho riportato per completezza, però ecco, l'autoaiuto quando il rischio è alto lascerei veramente perdere. E quindi credo che che abbiamo sufficientemente condiviso il fatto che comunque si tratta di un procedimento, di un compito che abbiamo abbastanza complesso e multisfaccettato. Queste sono le indicazioni del professor Pompili per come stare o non stare di fronte ai nostri pazienti. Ovviamente ascolto empatico, rispetto per valori ed opinioni, non sembrare frettolosi in quei momenti, non essere più che sembrare frettolosi in quei momenti, prendiamoci tutto il tempo, esprimere apertamente la nostra preoccupazione ma senza risultare spaventati o spaventanti, perché altrimenti ovviamente rimandiamo anche dall'altra parte, rimanere concentrati sullo stato emotivo del nostro paziente, fare domande in modo assolutamente sì accogliente, empatico, ma diretto, ok? E non lasciarlo solo, cioè rimanere lì con lui, essere a disposizione, ma anche, come diceva prima la nostra collega, coinvolgere i familiari, i suoi cari, le persone che gli vogliono bene, eccetera, eccetera. Ovviamente a volte per nostra paura, però mai ignorare o liquidare il problema, mai spaventarsi, preoccuparsi, ma non spaventarsi, dobbiamo essere contenitivi, mai essere sfidanti o sottovalutare, cerchiamo di non interromperli quando ci stanno dicendo determinate cose, perché è molto faticoso, impegnativo emotivamente anche per noi, anche per loro, e cerchiamo di evitare insomma l'interrogatorio. Questo poi vado sulla chat, siamo alla fine. Questo è un articoletto che avevamo scritto insieme a Filippo Turchi su State of Mind, dove più o meno si riassume quello che ci siamo detti oggi, e dove trovate anche la bibliografia. Ora la faccio vedere, però qualcuno mi ha chiesto la bibliografia, qua in calcio a questo articoletto la trovate senza dubbio, perché adesso la faccio vedere, però è inutile che io la riporti in chat, perché quando stacco tutto poi purtroppo sparisce tutto, ma qua la trovate. E mi ero messa questa fotina per dirvi che tutti gli anni il professor Pompili a settembre organizza, quest'anno online, ma di solito alla Sapienza di Roma, perché è professore alla Sapienza di Roma, un congresso internazionale che si chiama Congresso Internazionale Suicidologia e Salute Pubblica, che è una delle più belle occasioni formative a livello mondiale delle quali possiamo godere, e quindi insomma ve lo è gratuito, quindi ve lo consiglio spassionatamente se vi capita di vedere, che insomma comunque lui di solito è i primi di settembre, c'è da iscriversi per tempo, perché essendo gratuito, essendo dentro la Sapienza, cioè quest'anno era online e quindi in qualche modo i posti erano limitati, però essendo gratuito, essendo dentro la Sapienza, ci sono dei posti che sono molti ma sono limitati, relatori da tutto il mondo di spessore veramente internazionale di altissimo livello. Questa la lascio mentre leggo un attimo la chat, sono riferimenti bibliografici che mi chiedevate. Allora sì, Serena mi chiede tendenzialmente io quando faccio l'invio dallo psichiatra. Allora, se è un paziente che abbiamo in terapia, che io in terapia, che ha già vissuti depressivi importanti, le linee guida internazionali ci dicono che l'intervento psicoterapeutico di primo livello, la CBT, è indicato in caso di depressione lieve o moderata. In caso di depressione grave deve essere necessariamente affiancato alla farmacoterapia, e quindi già lì invio dallo psichiatra. Però chiaramente se un paziente mi riferisce pensieri suicidari, invio dallo psichiatra per la valutazione
per la valutazione specifica dell'opportunità di inserire una farmacoterapia. E quindi da lì in poi diventa una coterapia e collaboriamo insieme allo psichiatra per, nel progetto terapeutico. Spero di averti risposto, Serena. Mi sembra che non ci sia altro e fra l'altro sono abbastanza un cecchino rispetto all'orario, sono molto contenta, pensavo di sforare. Non so se avete altre domande. Ditemi voi. Altrimenti abbiamo finito, possiamo, ci salutiamo qui. Non so se non arrivano a me, se non ci sono, perché qua vedo un 7, qua vedo un 1, non ho capito bene che sta succedendo. Aspettate, la riapro. Ok. Quindi si invia dallo psichiatra se il paziente ci riferisce di azione suicidaria. Sì, certo, lo inviamo dallo psichiatra e contemporaneamente sta da noi in terapia, cioè non è che facciamo tutte e due, lo inviamo dallo psichiatra che gli mette la farmacoterapia e noi comunque gli diamo appuntamento per, non lo lasciamo solo allora ciaone dallo psichiatra, contemporaneamente gli diamo appuntamento e lo teniamo in terapia anche noi e quindi sarà una coterapia da lì in poi, eh? Se ci riferisce di azione suicidaria, certo, senz'altro, però ripeto, se anche prima dell'intervenire dell'ideazione suicidaria, c'è cioè una depressione di grado grave, le linee guida internazionali ci dicono che è buona norma tenere il paziente in coterapia, ma inviarlo anche allo psichiatra per far mettere una farmacoterapia. Io ringrazio voi, è stato un piacere, mi sono molto divertita come sempre e se non ci sono altre domande ci salutiamo qui. Qualcuno aveva chiesto le slide, poi forse ho già risposto, vanno chieste a studi cognitivi perché non ho idea se poi verranno divulgate. Grazie, buona serata a tutti, è stato un piacere.